Enrico Bellei, il vincitore del 92esimo derby italiano del trotto, la più ricca e prestigiosa vetrina per i giovani cavalli da trotto italiano, che si è svolta all'ippodromo di Agnano. Il top driver toscano ha vinto con Al Raja One, di proprietà della scuderia My Horse di Maria Perna e Vincenzo Izzo di Torre del Greco, allenato da Klaus Holman. È stata una soddisfazione doppia, perché il proprietario di qua penso che sia veramente il sogno del cassetto, no? Abbiamo raggiunto il massimo risultato in casa. Sai, una corsa così rimane nella storia per lui, per il cavallo, per tutti. E io che in realtà l'ho già vinto, ti devo dire, è sempre una grande emozione. 10.000 in tribuna per l'evento, quest'anno dedicato a Luciano De Crescenzo, con 110.000 euro di scommesse sul campo, di cui 80.000 quota fissa. Una serata di sport, ma anche di spettacolo e solidarietà, con oltre 500 amici di AIRC presenti ad Agnano, per la raccolta fondi in favore della ricerca sul cancro, ospiti dei dirigenti di Agnano Pierluigi, Luca e Marco D'Angelo, e il concerto di Andrea Sannino. A premiare il vincitore la figlia di Luciano De Crescenzo, Paola, con il trofeo realizzato in esclusiva dal maestro artigiano Erasmo Amato, ispirato a un disegno di Luciano De Crescenzo del cavallo Birbone da lui tanto amato. Pierluigi D'Angelo, presidente di Ippodromi Partenopei, spiega. Abbiamo fatto 10.000 presenze che erano insperate, perché mai il derby ha registrato tante presenze sul campo, e 110.000 euro sul campo di scommesse. Il dato esterno ancora non l'abbiamo, ma senz'altro è anche stato come spesso accade quando le cose sono curate nei dettagli, una serata di successo che premia tutti quelli che lavorano per il mondo dell'ippica, nel mondo dell'ippica e all'interno della struttura. Paola mi ha consegnato una frase che ha presentato all'esequi di Luciano: la vita non va allungata, diceva Luciano, va allargata, e speriamo stasera di averla allargata a tanti.